Salve a tutti da Titan 89. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto tante cose in poco tempo. Abbiamo innanzitutto finito la subquest del carnefice, un tizio che sembrava abbastanza una personcina normale, invece era abbastanza pazzo. Abbiamo battuto Martin Logarius e niente, ce ne siamo andati un po' in giro così. Oggi cosa faremo? Oggi andiamo a fare un'altra boss fight che ci eravamo sempre lasciati indietro, e facendo questa boss fight riusciremo ad attivare anche un'altra subquest. Eccoci qua. Allora, perché avevamo lasciato sia Martire Logaris nell'ultimo episodio, nel penultimo, beh, questo è l'ultimo episodio, sia questa quest'altra boss fight, perché ci eravamo lasciati indietro, insomma? Perché innanzitutto la storia volevo un po' proseguire con la storia. Inoltre, comunque c'era roba da fare che era sicuramente più semplice, e quindi ho voluto farla un po' in ordine. Questa boss fight non dico che è difficile, ma avere un assetto un po' più potente come adesso sono io con questo personaggio sicuramente la rende più agevole, quantomeno. Quindi è per questo che siamo un attimo, abbiamo fatto altro, ma non vuol dire che era impossibile farlo prima, eh? Semplicemente io ho cercato di costruirvi un percorso semplice, il più semplice possibile. Tanto uccidiamo questa, ma mi preso già, cominciamo già a rompermi le palle. Vabbè, già mi sta facendo incazzare. Ah, mi stai già sulle palle. Già non sei il mio preferito come boss. Ok, non facciamo brutte figure, perché sono a livello troppo alto per prenderle da questa boss fight. Quindi evitiamo cavolate. Anche se ho tre rune incentrate su fare chi go, però comunque è un boss fight adesso che dovrebbe essere molto più semplice della prima volta che abbiamo visto questa zona. Ragazzi, quando fa una magia in alto, eccola, voi correte, fidatevi. Una, due, tre, basta. È l'unica mossa a cui dovete prestare attenzione. Andiamo a... Hai fatto una finta, pensavo stessi facendo i lampi, i lampi. Ok, io ho finito i lampi, eh? Ma che, come mi sono bloccato? Ah, ma smetti di sbavarmi addosso. Corri. Uno, due, tre. E andiamo che è finita. Come che... Cazzo, non mi sono accorto della follia. Che stronzata. Beh, direi di finirla in bellezza. Che vuoi fare? Sta andando al bagno, non so. È fatta, non so come, ma è fatta. Ok, grande calice di ragazzi. Perché ho fatto questa boss fight proprio adesso? Vabbè, ve l'ho già spiegato all'inizio, perché comunque ho fatto altro che è un po' più semplice, ma anche perché vogliamo resuscitare la nostra amica. Il tempo scorre al contrario, abbiamo dato un frammento. Quale frammento abbiamo mai dato, ragazzi? Ve lo faccio vedere subito. Ok, dirigiamoci dove dobbiamo. Ed eccoci qua. Oddio, stavo sbagliando strada? Sì, lì c'è il trono che tecnicamente abbiamo distrutto durante il combattimento, però si è ricreato. Andiamo? Vabbè. Ok. In pratica, ragazzi, ci siamo stati già due o tre volte qua, ci stiamo tornando sempre. Perché non lo so, però torniamoci. Inoltre, voi dite, perché sto sostenendo sempre così tanto la vita? Perché in teoria, in futuro, voglio farvi vedere come fare un certo calice dove la vostra vita è dimezzata. Ah, ma guardate un po'.
È tornata. Ma salve. Questa volta ha preso il giuramento, ma giusto tanto per... non c'è niente di... Sì. Corruzione, ok. La ringrazio. Eccola qua, volevo vedere corruzione estrema di cambio. Offre residuo, non ho residui. Praticamente quando uccidete un cacciatore, che sia bot del PC, insomma, o che sia uno stronzo che non ha niente da fare durante la giornata e quindi si sente solo, molto solo, e va negli altri mondi ad attaccare altri cacciatori perché è una persona sola, anche quello varrà come residuo del sangue. Allora... allora ragazzi, niente, andiamo a vedere, potenziarci un po', vedere cosa abbiamo preso. Eccoci qua, questa volta quasi quasi un livello lo faccio, vediamo se riesco a farlo, perché ormai comincia a diventare dispendioso. Lo fai fare un livello? Molto bella. Sì, ancora vita. E ripeto sempre per il fatto che voglio tenermi una cinquantina di vita per un certo calice che si farà in futuro. Allora vi faccio vedere cosa abbiamo di nuovo. Quindi ultimamente abbiamo preso queste cose. Allora, questa aumenta il recupero di energia, questa recupera PB in punto di morte, aumenta il recupero PB fiala. Io prenderò la corruzione. Qua ho 3 luna. Vediamo se c'è qualche arma da riparare, qualcosa. No. Ah, io direi io a questo punto ragazzi i calici li lascerei per fine gioco ormai, tanto alcuni non sono nemmeno interessanti, e direi che andiamo a finirlo questo gioco, andiamo un po' avanti, dai. Incubo di Mensis, l'avevamo tralasciata questa zona perché comunque avevo attivato un'altra piccola zonetta che ci ha dato qualche bonus come l'arma più 10, cioè quella cosa a destra là. Adesso vediamo un po', la resistenza vedo che ne abbiamo pochissima, però è... vediamo... quanta cattiveria, sono cattivo anch'io. 8552. Questa è pure una bella zona per expare, non con questi tizi qua, ma con i cinghialozzi che vedremo più avanti. Se questo se non sbaglio expa di meno. Molto proprio. Vabbè, un'altra. Liscio. Vai col liscio. Vai. Perfetto. Te expi di meno su 3921, infatti qualcosina in meno perché in teoria è un po' più pippa. Allora, dove siamo? Chi siamo? Non lo so. Ok. No, qua ho trovato. Fidatevi. Mi pare che qua ci sia qualcosa. Pezzo di pietra del sangue, ormai ne sto raccogliendo talmente tanti che non mi interessa nemmeno quando li raccolgo. Allora, guardate Bloodborne quanto è stronzo. Quel cinghiale vi sembra uguale a tutti gli altri, no? Dite, ah che carino, che cinghialozzo. Vabbè, non ve lo faccio vedere in faccia, tanto muore prima. Ve lo faccio, guarda. No, vabbè, non ce l'ho fatta. Adesso, facciamo una piccola tattica. Guardate quanto sono belli. Che brutti. Ah, come ho fatto a prendermi? Va bene, ma voi vi accorgete che ci sono due cinghiali che mi stanno in incontro? Bene, ora i cinghiali mi tengono un attimo occupati i tizi, vediamo come va. Intanto sto expando come un animale, giusto per rimanere in tema. Ah, si sono già svegliati contro di me. Vabbè, l'esperienza è stata buona, questa in teoria è il mio secondo posto preferito per expare. Un po' troppo rischioso secondo me, quindi vi lascio sempre all'altro che vi ho fatto vedere l'altra volta da un botto di più,
Cioè, no, veramente adesso mi dà 17.000 in quasi un minuto. Penso sia un buon numero. Sì, tranquillo te. Sono tutte cose che potevo evitare, ma ormai sto facendo lo sbruffone perché sono a un livello alto. L'arma ce l'ho fighissima e quindi cioè, non mi interessa nemmeno ripararmi. No. Sì. Ok. Ok. Qui abbiamo fatto. Allora, niente, niente, possiamo andare avanti, vediamo che cosa c'è altro. C'è semplicemente un piccolo. Guardate quanto è grande. C'è un piccolo ragnetto qua, non c'è nessuna trappola, anche se sembra, perché siete nell'incrocio, quindi un attimo avete paura. Altri pezzi del sangue. Cioè, vediamo la mia arma quanto sta. Più 9, quindi questa può dare più 9 anche. Vediamo. Sì, no, di uno, ne manca una. Vabbè, si trova. In pratica con una prima run guardate quanto potete fare. Potete fare un'arma più 10, una più 9, un'altra più 9 e salire se farmate un po' anche tutte le altre a più 6, senza difficoltà. Non ci vuole tanto. Allora, qua dove c'è i cinghialozzi. Qua devo stare attento perché me ne dimentico sempre una di queste cose. Non avevo preso niente perché facevo, tra virgolette, ho fatto quella specie di tattica. Ah, eccoli qua. Quindi adesso raccogliamo un po' tutto. Sangue, sangue, sangue. C'è anche il più 12. E ce n'è anche uno ancora più raro che è da 40.000. Quello l'ho trovato solamente nei Chalice. I Chalice in teoria sono, tra virgolette, un sottogioco. Secondo me è abbastanza ben fatto. Perché comunque dà delle ricompense enormi. Questa sarà in un trofeo, da prendere in un trofeo. Qua c'è altro sangue di una persona. E io non so perché stia qua. Voi se lo sapete fatemelo sapere, non l'ho capito. Perché c'è del sangue di Josefka qua? Perché? Boh. Azioniamo lo shortcut più vicino alla lanterna più vicino alla lanterna. E andiamo a fare l'ultima boss fight di questo gioco che non per la potenza non mi ha deluso perché era un boss debole, ma boh, potremmo fare di meglio? Non so. Anche come scenografia, guardate. Cioè questi li hanno già usati. Niente. C'è un bimbo che piange. Boh. L'arena, per carità, è abbastanza carina, ma per me l'hanno concluso un po', non so, di fretta. Non so che dirvi. Come si fa questa boss fight? Innanzitutto, come al solito, si divide nella fase facile e nella fase difficile. Questa è la fase facile. Questa. Ok, e vabbè, mi hai preso. Per qua non c'è nessun consiglio da dare, alla fine, cioè, schivate e colpite. Cioè, non è proprio una gran difficoltà, soprattutto se vi fate colpire come a me. Sta buono. Ok, non caricate R2 perché tanto è abbastanza. Vabbè. Se ce la offre così. Ok, adesso che si fa? Ecco. Avendo caricato R2 non ho avuto il tempo di scappare. Ho detto a voi non caricate R2 e io l'ho caricato perché è stato troppo succoso come scena. Non potevo non farlo. Va bene, torniamo qua, acceleriamo e portiamo la metà vita.
Eccoci ragazzi con la seconda parte. L'ho massacrato perché si è fatto massacrare. Quando c'è questa nebbia, onde evitare qualsiasi morte, correte intorno in cerchio. Io ho notato che evito meno di morire così. Cioè, oddio, state un po' attenti e correte. Se fate così c'è meno percentuale di rischio. Non vuol dire che non ci sia proprio, però ho notato che mi è andato sempre abbastanza bene. Quando la nebbia sparisce, il doppio balia e se ne va. Quindi lo annientiamo in 2 secondi. Poi potrei anche picchiarlo adesso, mi manca poca vita, ma non vorrei perdere per la fretta. Ok, muori. Ecco, io mi curo, tanto ormai è finita, cioè meglio cercare qualche cura ed è fatta. Ti vedo un po' sciupato, Balia. Ok, adesso ci metterà un po' come al solito a dire che è tutto finito. Di che è tutto finito? Di che è tutto finito? Ehi, tutto finito? Ok, niente, incubo ucciso. Terzo cordone, quanti ne abbiamo? 4. Perfetto, abbiamo finito un po' tutto. Eccolo qua. Torniamo al sogno del cacciatore. Ok, e niente, ci manca poco, ragazzi, ci manca poco, siamo veramente a fine gioco. E in pratica, giunti alla casa in fiamme, bisogna andare qui, verso quel cancello, che adesso è aperto e per tutto il gioco è stato chiuso. Ragazzi, se andate là e vincete, qualsiasi cosa accada, il gioco rinizia, quindi non potete finire niente poi. Cioè, il gioco inizia e diventa leggermente più difficile, i mostri hanno più vite, i mostri hanno più potenza, quindi ridiventa equilibrato come prima, quindi a voi la scelta. Io intanto mi carico un po' di più di questa roba. 5, 5. Ho 230.000 anni, chi del sangue, scusate, ma do. E quindi, io direi di livellare e ci facciamo un altro po' di vita. Vediamo quanta resistenza ho. Ho 140, 121 energia, quindi a 160 si blocca. Brava cazzo per avermi Sì, aiutato. grazie. Molto Incanalare chi bello, del lasciami. sangue. Devo arrivare a 50. Facciamo così, visto che comunque devo usare anche questa, facciamo un po' intermezzo, comunque a 160 ci voglio Addio, arrivare, brava dopo no, cacciatrice. dopo è inutile. È 160, quindi. E niente ragazzi, io direi. La boss fight ce la facciamo come ultimo video, qui diciamo scartiamo i pacchi, quindi andiamo a finire tutte le piccole cose che non abbiamo fatto. Facciamo qualche accelerazione. Eccoci qua, questo l'avevo lasciato vivo tanto per, adesso non mi interessa più che viva. Sì. Allora, occhio. Questa è un'ottima runa per droppare, molto meglio di quella che già avevamo. Alza molto di più. Andiamo a farci qualcos'altro che abbiamo lasciato allora. Ragazzi, facciamo anche qualcos'altro, cioè
Anche questo non avevamo ancora fatto. Ci togliamo tutti gli oggetti che non sono serviti a niente. C'è un loro d'oro. La crema di pietra. Ok, ci hanno dato altre gemme. Vediamo se c'è qualcos'altro che non serve. Vendiamo tutto. Questo. Questo. Vabbè, acceleriamo fino alla prossima roba da vedere, insomma. Eccoci qua, un po' mi dispiace però non servite più, quindi da lui si prende un miscela di sangue acre, da te, contorsione di Odeon. Ragazzi, la nonnina, adesso vi faccio vedere dove è andata, purtroppo era impazzita un po' e allora andava in giro andava in giro a raccoglierci. Oh, ma sedativi, e io gli ho chiesto troppi di questi sedativi e quindi Odeon in forme, perfetto, e quindi è andata di nuovo a cercarli, dovrebbe essere morta da queste parti. Adesso, non mi ricordo dove sinceramente, perché avendola sempre uccisa io, niente, un'accelerazione perché devo ricordarmi dove sta. Ragazzi, che stupido, non la trovavo perché non avevo letto il fogliettino, me l'ho scordato che niente signora, aspetti qua, aspetti qua. Oh, torniamo subito, dovete leggere il fogliettino però, eh. Ecco l'altra cosa da fare, intanto che aspettiamo la vecchiettina, il tizio che ci ha aiutato, Gilbert, è diventato questo mostro e ci darà un artiglio. Acceleriamo ancora. Ragazzi, qua purtroppo mi sono scordato di parlare a questa signorina qua. E sì, mi sono dimenticato di fare il nastro, ragazzi. Ah, piccola dimenticanza. Oddio, non è... mi dà fastidio solo perché comunque non siamo completi. Non ci dà qualcosa di importante questa quest. Però cioè, mi dispiace se non... non essermene ricordato. In pratica la ragazzina a cui abbiamo detto che il padre un attimo è impazzito, ha ucciso la madre, quindi di stare tranquilla, insomma, non è stata tranquilla ed è andata un attimo in giro. Dove è andata? Dal cinghialozzo qui davanti. Adesso un attimo lo uccidiamo e poi ce ne acceleriamo. Eccolo, nastro rosso e messaggero. Non ho accelerato perché tanto sono 6 secondi. Però adesso acceleriamo perché ritorniamo da quella dalla sorella. Eccoci qua. Oh.
Guardate, adesso è un po' affranta. Sta piangendo. Vediamo. Dai. Eccolo. Adesso è impazzita la sorella. Perfetto. Adesso ragazzi, torniamo alla vecchiettina. Quanti giri stiamo facendo oggi? Ci leviamo. Sei stata... Ecco, scorderai. Cosa sono? Oh, calma, Marie. Vabbè ragazzi, questa della vecchiettina continuava ancora un po', andava sempre in giro finché non sarebbe morta lì a sinistra. Io, cioè, alla fine cambia poco, non, vi dava sempre sedativi, quindi l'ho ammazzata subito, tanto per. Andiamo a finire con l'ultima bambina, poi abbiamo finito tutte le queste, ci mettiamo davanti al boss e finiamo l'episodio. Ragazzi, è l'ultima quest, abbiamo finito tutto, ecco la bambina e abbiamo preso anche il nastro bianco. Abbiamo fatto tutto, 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 tutto. Adesso andiamo lì e ci presentiamo davanti alla boss fight e finiremo lì il video. Eccoci qua ragazzi, abbiamo finito veramente tutte le quest. Io spero che il video non sia stato troppo pesante perché comunque ci sono state un po' di quest da completare, quindi potrebbe essere risultato un po' pesante e palloso. Io con questi echi del sangue mi ci compro qualche altra fialetta, tanto non fanno mai male. E di oggetti ne abbiamo a iosa. Di fialette ne abbiamo 267, non ne abbiamo mai avute così tante in tutto il gioco purtroppo. E il livello è ottimale, spero di non far troppe cazzate. E per questo video io credo che sia veramente veramente tutto. Il prossimo video sarà diviso in due video con le due boss fight ben distinte. Spero che per ora sia stato tutto il suo godimento. Un saluto da Titan89, al prossimo video.